Giorgio Molinari, qual è la mission della Molpass? Allora, la mission della Molpass noi la possiamo dividere, diciamo così, in quello che è stato fino ad oggi e quello che potrà essere la prerogativa a cui aggiungeremo degli obiettivi. Fino ad oggi noi ci siamo occupati di realizzare un piano distributivo di prodotti che avessero una certa qualità all'interno del teatro, inteso come luogo dove si produceva spettacolo, e di conseguenza anche a quelle compagnie che servono il teatro come elemento di servizio tecnico. Ovviamente per fare questo abbiamo speso 20 anni per reperire sul mercato una serie di brand che potessero essere all'altezza di questo ragionamento e che ovviamente si è configurato e si è consolidato con l'invento del video inteso un meccanismo di manipolazione delle immagini, ultimo settore che si è andato ad affiancare alla meccanica di scena, alla parte luce, alla parte audio e alla parte di sollevamento. L'apertura della nuova sede milanese che obiettivo pone alla Molpass? Avendo noi quindi aperto una soluzione nuova che va nei confronti, diciamo, di gestire apparati video, noi riteniamo opportuno che avere una posizione su Milano sia strategico per poter affrontare quello che può essere un approccio verso il mercato televisivo. La sede di Milano che è vicina agli studi di produzione televisiva e vicina alle compagnie di servizio tecnico che abbiamo sul territorio, è sicuramente un punto di ripartizione delle nostre forze commerciali che possono essere vicine ai bisogni e alle necessità che stanno appunto in questi luoghi. Ritengo indispensabile dire che l'attività di Milano che si è generata nel contorno dell'arrivo del brand De Sisti, apparecchi di illuminazione appunto per il cinema e per la televisione, è stata la chiave di ingresso con cui noi desideriamo affrontare questo mercato. Quindi la Molpass anche nel mercato del broadcast, della televisione, della produzione video, non solo come fornitore di tecnologie, ma anche come system integrator, nonché per la formazione. Sì, è vero, se ne abbiamo parlato prima, la mission che ci ha condotto fino a questo livello ovviamente è stata possibile grazie alla grande, enorme spesa di ore che abbiamo dovuto dedicare al personale tecnico che andava sulle console, sulle apparecchiature tecniche, sui media server e che da noi ha ricevuto una formazione spesso gratuita per un livello direi di una certa qualità e che ha permesso a questi ragazzi che trovavamo sul mercato di diventare padroni di questa tecnologia. La formazione è una parte fondamentale del nostro processo e credo che questo tipo di servizio affiancato al post vendita possa essere sicuramente una differenza che può gestire una qualità di intervento di un certo tipo. Grazie.